Che oggettivamente è molto importante, Matteo, stavi dicendo prima, il Natale si avvicina, poi siete qua. Il Natale si avvicina e proprio la settimana scorsa ci hanno comunicato che nei prossimi giorni ci consegneranno i pacchi natalizi come ogni anno e in più quest'anno ci sarebbero delle magliette con il 25esimo anniversario della Caterpillar, quindi una cosa penso sia assurda quest'anno. Vergognoso! Persona che è venuta qua come si presenta nella propria famiglia per il pranzo natalizio. È veramente vergognosa questa cosa, che poi in Italia nel 2022 non c'è una legge che vieta queste cose e che manda a casa 300 persone che devono ricominciare tutto da capo. È vergognoso, veramente vergognoso. Un altro episodio che il tecnico mi raccontava che lo stesso giorno i due gli hanno comunicato che sarebbero stati dei premi. Allora, il 2 dicembre che è stata la giornata abbastanza decisa della Cura, eravamo a Milano, a Industria, e ci hanno premiato come noi altre 4 aziende che offrono istituti diversi come meritevoli nella sicurezza nel lavoro, un tema abbastanza caldo, insomma, in Italia. Un paio di mesi fa abbiamo fatto 0 scarti nella qualità, difficoltà d'approvvigionamento materiale. Non è un'azienda in crisi! Non è un'azienda in crisi! Questo per dire che la qualità qua era alta. Qui era tutto alto. Non c'è motivazione per chiudere! Vergogna! Vergogna! Vergogna!